ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi sono preparato gli oggetti che nello scorso episodio avevamo detto di fare il mulino. Oggi finalmente faremo il nostro mulino. Non ho la certezza che funziona. Io ho visto solo qualche video, ma sicuramente non funzionerà, perché io me lo sento che non funziona, ragazzi, me lo sento. Ok, incominciamo subito. Lasciate like e iscrivetevi prima di incominciare. Ok, intanto saliamo. Ok, per quello che mi ricordo io si dovrebbero mettere quei connector. Se non mi sbaglio qua. Questo tutorial l'ho visto qualche 2 giorni fa. Vediamo se me lo ricordo. Ok, qui si dovrebbero mettere i LV capacitor. Così. Perfetto. Se non mi sbaglio è così, forse. Non me lo ricordo. Non sono sicuro, penso di no. Ok, ora qua si dovrebbero mettere. Qua deve essere output. Infatti qua output. E si deve mettere il wire connector così. Questo così. E questo di qua, mi sembra. Se non mi sbaglio è così. Ok, ora che è stato fatto tutto con... Non abbiamo collegato ancora i cavi. Saliamo. LV, wire coil. Dobbiamo collegare. Ok, prima dobbiamo mettere questo e questo. Dobbiamo collegare questo qui, lo colleghiamo. Ok, già c'è energia che ci fa danno. Ok, intanto mangiamo, che brutto rimanere senza cuori. Ok, scusate se sto parlando piano, è che sto registrando di notte. Ok, qui abbiamo il LV wire coil, lo colleghiamo così, giusto. E dopo si dovrebbe collegare, si dovrebbe fare così, se teoricamente, forse, penso di sì. Ecco, così si dovrebbe rimettere questo. E questo qua deve essere su output. No, input, ho sbagliato. Input, output significa che rilascia, e aspetta, e input significa che prende, perciò così. Facciamo così e facciamo così. E questo qua si dovrebbe ricaricare. Non si ricarica. Come mai? Cosa sta succedendo? Cosa ho sbagliato? Ecco, ora dovrebbe esserci l'energia. Ma io non ci voglio credere, ragazzi, non ci voglio credere io. Ecco per cosa avevamo sbagliato. Dov'è? Il filo, ok. Perché questo cavo qua non trasmette, questo cavo qua praticamente non trasmette energia. Tipo che se io collego questo, lo collego a un altro di questo tipo, di questo tipo qua, non trasmette energia. Questo qua serve solo tipo da filo, che aggiunge tipo, collega i fili. Vabbè, non lo riesco a spiegare. Ecco, se io ora lo collego così dovrebbe, visto, avete visto, ragazzi? Ecco, questo filo qua non trasmette praticamente, traduce tutta energia in un punto e dopo tramite LV wire connector questo qua la trasporta dentro questo blocco qui. Ecco qui. Supponendo che qui c'è il mulino, io scenderei verso sotto. Io faccio una cosa. Faccio una piccola stanza qui sotto. Dopo qualche giorno si vedrà, se magari lo sistemo. Ok ragazzi, ho fatto una mini stanzetta. Faccio così prima. Ok. Quanto guardo? 8. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ne abbiamo 7. Vado a fare una fornace. Magari non conviene perché dopo sarebbe un pochettino più brutto. O forse qui si potrebbe anche fare, vabbè.
Prima di tutto io farei fare una stanza. Farò la stanza qua. Ok, tutto fatto. Allargato, devo allargato. Ora ci resta di fare una cosa. Noi dobbiamo scavare qui sotto. Vediamo che porta. Ok. Eppure, ragazzi, farei un'altra cosa. Questo LV capacitor lo mettiamo dove lo possiamo mettere. Qui non si può mettere perché external heaters, facciamo così, si mettono tutti così, si mettono prima di tutto. Dopo con il nostro martellino facciamo così e dobbiamo fare così fin quando non diventano. Qui io ho sbagliato. Ecco. Ecco qui, così, così e così. 1, 2. 1, 2 e abbiamo fatto tutto. Ora qui si dovrebbero collegare questi cavi, così, se non mi sbaglio. E magari qui si dovrebbe mettere LV capacitor. LV capacitor lo mettiamo qui. E scaviamo. Magari qui facciamo così. Dopo LV wire connector facciamo così. Qui facciamo così. E qui facciamo così, ecco. Abbiamo fatto tutto. Ora questo qua deve essere intanto input, da qua deve essere output. Mettiamo un relay qua e dopo con i fili colleghiamo tutto così. Ok, tutto così. Ora qui intanto si dovrebbe mettere un LV wire connector. Dove sono i miei fili? Ok. E con i fili si deve mettere pure qui. Ecco, ora questo qua qualche sbaglio è successo. E infatti cosa è successo? Così si collega magari così. Ecco qua mettiamo così qui. E ora da qua qua. Ecco, infatti abbiamo alla kamikaze. Ok. Come state vedendo, le fornaci funzionano. Ciò significa che il mulino funziona. Per il prossimo episodio vi faccio trovare un po' di blocchi per coprire il mulino e magari sistemo un po' la zona. E magari nel prossimo episodio si potrebbe fare anche la casa. Vediamo. Ragazzi, vi ricordo di lasciare like e iscrivervi. 10 like e ci sarà il continuo della serie. Alla prossima, ciao.